Sono due gli argomenti che andremo a trattare. Il primo riguarda il contributo per alcuni settori economici colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza Covid-19. Lascio subito la parola al presidente Tesei, che è presente, come vedete, insieme ai due assessori Paola Agapiti e Michele Fioroni. Prego, presidente. Al microfono aperto, se per favore potete chiuderlo perché vi ascoltiamo, grazie mille. Sì, buonasera, grazie della vostra presenza. Anche oggi è per noi un appuntamento importante. Presentiamo questo progetto di aiuti e di sostegni per quei settori che hanno subito naturalmente delle perdite, delle restrizioni da questa crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid. È un altro dei vari interventi che abbiamo posto in essere. Parliamo di 14 milioni e mezzo di risorse che saranno destinate principalmente a sostenere lavoratori autonomi, il settore fieristico duramente colpito in questo periodo e anche tutte quelle attività di ingrosso di bevande e alimentari che ha subito indirettamente un blocco dalle chiusure naturalmente di tutte le attività connesse. È evidente che questa misura, che poi illustreranno nei dettagli l'assessore Fioroni e l'assessore Agapiti, sono rivolte naturalmente a sostenere questi settori. Tutte le nostre azioni e le nostre attività che abbiamo posto in essere anche attraverso la riprogrammazione dei fondi europei sono da una parte rivolte a sostenere il tessuto economico, produttivo e quindi sociale della nostra regione, ma nello stesso tempo seguono un binario doppio perché sono accompagnate da altre misure che invece guardano oltre e il futuro per il rilancio dell'economia della nostra regione. Quindi io da questo punto di vista mi fermo qui e passo subito la parola all'assessore Fioroni per i dettagli sulla misura. Sì, la misura è composta in due interventi, come diceva la Presidente, una rivolta ai lavoratori autonomi, l'altra invece rivolta ad alcune filiere che hanno subito direttamente e indirettamente gli effetti della crisi derivante dall'emergenza sanitaria coronavirus. In modo particolare, la misura che illustro io in questo momento riguarda una misura con una dotazione di 1 milione di euro con contributi a fondo perduto a favore delle imprese e delle operanti nel settore dell'organizzazione di fiere, congressi ed eventi, settore che ha subito evidentemente un danno grandissimo per quanto riguarda la crisi. Pensate a tutte le fiere che sono state chiaramente che sono saltate, quindi tutti gli allestimenti, l'impiantistica, come anche tutto quel altro tipo di settori che è rappresentato dai congressi. Non c'è solo l'evento congressuale e l'ospitalità, ma c'è tutta una filiera di professionisti che si adoperano in questo settore. Lo stesso vale per quello che riguarda gli eventi, con operatori che riguardano ad esempio noleggio di strutture, attrezzature e manifestazioni per gli spettacoli, gli impianti luce audio senza operatore, palchi, stand, addobbi luminosi, noleggio con operatori di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli. Una filiera che è stata non solo profondamente danneggiata, ma in alcuni settori non sono stati nemmeno oggetto di misure di tipo nazionale. Alcuni di questi professionisti, di questi componenti delle filiere legate agli eventi, sono ricompresi nella misura dei lavoratori autonomi, come ad esempio quelli che sono l'organizzazione e la promozione l'organizzazione di matrimoni, eventi di questo genere, quindi la filiera dei matrimoni trova una compensazione, ad esempio, in alcune misure dei lavoratori autonomi, e l'entità della misura e la determinazione del contributo è un contributo a fondo perduto che va in base alla fascia di fatturato dell'operatore, che prevede per un fatturato da 0 a 200 mila euro un contributo di 1.500 euro a fondo perduto, per un fatturato che va
da 200.000 a 500.000 euro un contributo a fondo perduto di 4.000 euro e per un fatturato oltre i 500.000 euro un contributo a fondo perduto di 8.000 euro. Un'altra parte della misura di questi milioni di euro, 400 vanno alla filiera degli eventi e delle fiere, mentre un'altra parte va alla filiera dell'ingrosso, che è una filiera anch'essa connessa con gli eventi, i convegni e con anche la crisi più generalizzata caratterizzata dal mondo della ristorazione. In questo caso la determinazione del contributo sempre a fondo perduto è fatta non sulla base del fatturato, ma sulla base del numero dei dipendenti. Quindi con imprese con zero dipendenti, praticamente lavoratori autonomi del settore, qui in questo caso parliamo di 1.500 euro di contributo, da 1 a 5 dipendenti 3.000 euro di contributi, da 6 a 15 dipendenti 6.000 euro di contributo a fondo perduto, oltre 15 dipendenti parliamo di 10.000 euro a fondo perduto. Tutte queste caratteristiche delle misure le troverete nelle slide che saranno allegate anche relativamente alla misura rivolta ai lavoratori autonomi, che sarà allegata al comunicato stampa, e quindi l'articolazione, i dettagli, le modalità di erogazione, non ultimo il fatto che la presentazione delle domande potrà avvenire dal 14 gennaio e utilizzerà dei criteri che vi illustrerà poi la mia collega, basata anche soprattutto sull'ISEE, quindi tenendo conto che queste sono misure di supporto e di tenuta sociale, l'ISEE abbiamo ritenuto che rappresenti un grado importante di gerarchizzazione del contributo, perché indica chiaramente il livello, fra virgolette, di povertà reale, quindi la necessità di un contributo mirato soprattutto laddove c'è più bisogno e di tenuta sociale. Chiudo dicendo che la tenuta sociale è una condizione indispensabile, come sottolineava la Presidente Tesei, per garantire le condizioni di ripresa. Noi stiamo cercando sempre di accompagnare la tenuta sociale con uno sguardo rivolto al futuro. Questo è la chiave e è un equilibrio anche piuttosto difficile che però mi sembra che stiamo ottenendo, perché in questi momenti, soprattutto con la rigidità dei fondi che stanno alla base di questo, non era scontato riuscire a trovare risorse così importanti per una regione poi così piccola come l'Umbria da mettere in misura di tenuta a sostegno sociale. Passiamo la parola all'assessore Agapiti, prego. Grazie, allora, buon pomeriggio a tutti. Con l'approvazione dei criteri per la concessione di un contributo, una tantum per i lavoratori autonomi maggiormente ovviamente colpiti dagli effetti ovviamente della pandemia, mettiamo in campo uno strumento importante e articolato, proprio con l'obiettivo anche di assicurare un ristoro a chi in questi mesi ha subito provvedimenti, diciamo, di chiusura o limitazioni della propria attività. È importante perché da un punto di vista finanziario è un'operazione che complessivamente ha un valore di circa 13 milioni e 400 mila euro. E per ogni destinatario il contributo sarà un'una tantum di 1.500 euro, un segnale proprio per sostenere le difficoltà economiche di questi mesi. È articolato perché abbiamo cercato di approfondire, è stato un lavoro, insomma, piuttosto impegnativo per approfondire anche tutti i ristori messi in campo in questi mesi, sia a livello nazionale che regionale, per individuare le categorie maggiormente penalizzate, partendo ovviamente da coloro che hanno dovuto sospendere o limitare le proprie aperture, diciamo, di lavoro. Per questo abbiamo individuato diverse anche tipologie di beneficiari. La prima tipologia prevede il contributo per i commercianti, artigiani, artisti o assimilabili che abbiano la propria sede di attività nei centri storici, all'interno di un centro commerciale, nei comuni anche colpiti dal sisma del 2016 o che si trovino in aree di particolare interesse naturalistico, ambientale o di interesse religioso. I lavoratori autonomi devono essere titolari di partita IVA o titolari di impresa o soci lavoratori in posizione autonoma. Come
Come per tutte poi le tipologie, ovviamente si rimanda all'elenco dei codici Ateco previsti in considerazione del fatto che magari possono esserci situazioni specifiche anche da approfondire o valutare. La seconda tipologia riguarda i lavoratori autonomi dello spettacolo con partita IVA a chiamata oppure a contratto di collaborazione. La terza tipologia, poi c'è un'altra tipologia di lavoratori che sono i lavoratori autonomi dello sport, un altro comparto particolarmente penalizzato a seguito anche della chiusura di gran parte degli impianti sportivi. In questo caso il requisito richiesto per gli autonomi è un contratto di collaborazione con il CONI, con il Comitato Paralimpico, con le federazioni sportive e gli enti di promozione riconosciuti, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso contiamo di poter sostenere gli istruttori, i tecnici, gli allenatori, i preparatori atletici che in questi mesi non hanno potuto svolgere o lo hanno potuto fare, diciamo, in maniera fortemente ridotta la propria attività. Quindi aiutare loro significa anche aiutare e tutelare i nostri giovani che alla ripresa delle normali attività potranno e dovranno ancora contare su insegnanti sportivi qualificati e preparati. Quindi, poi abbiamo l'altra tipologia di lavoratori che sono i lavoratori dei beni culturali che sempre anche in considerazione delle limitazioni attuali hanno visto interrompersi o ridursi le proprie collaborazioni. Quindi anche qui sono professionisti specificatamente previsti anche dal codice dei beni culturali. L'ultima tipologia riguarda la categoria, rientrano tante tipologie anche di lavoratori autonomi e titolari di micro e piccole imprese che sono bar e ristoranti, commercio fiori, piante, attività audio, foto, visive, gestione di impianti sportivi, teatri, intrattenimento e tanti altri. Quindi, come ho detto poc'anzi, si tratta della più importante azione di ristoro messa in campo dalla Regione Umbria, una misura che è complementare o integrativa rispetto agli altri strumenti. Per ottenere questo risultato è stata anche fondamentale la collaborazione tra strutture diverse della Regione, il coinvolgimento di ARPAL e Sviluppo Umbria. E quindi anche questo, voglio dire, sta a dimostrare che unire le forze è sempre la strada migliore per arrivare poi a risultati e obiettivi previsti. Grazie. Grazie Assessore, recupero il microfono. Prima di passare alla seconda parte della conferenza, se ci sono domande su questa prima parte, su quanto vi abbiamo detto fin qui, nessuno, vedo che si è prenotato attraverso il mio telefono, però se c'è qualcuno che vuole intervenire può farlo tranquillamente, se c'è qualche domanda. Sì, se vi apro i microfoni così se qualcuno vuol parlare. Se è stato tutto chiaro, considerate che alla fine, come diceva l'assessore Fioroni, alla fine della seconda parte della conferenza vi mandiamo il comunicato e tutte le slide che contengono quanto gli assessori e la Presidente vi hanno qui elencato. Siamo stati chiarissimi, perfetto. Allora se ci date soltanto 30 secondi che cambiamo gli interlocutori, ci prepariamo.